I situazionisti pensavano che pellegrinare per le città, debordare per le città, secondo Debord, era un modo per vivere e riappropriarsi della città stessa, perché ci siamo quasi dimenticati di che cosa significa camminare attraverso un posto senza avere un obiettivo specifico da raggiungere. E in effetti riuscivano a mettere in luce il fatto che una città è qualche cosa che si rende manifesto nel momento in cui sparisce. E nella città, quando si svuota, ci accorgiamo che ci abitiamo noi. Agosto, che è un pezzo che abbiamo tentato di scrivere più che altro sempre partendo dai luoghi dell'anima più che dai luoghi geografici, è il momento perfetto di Città Fantasma, è il momento in cui la città cessa di essere quello che è, diventa un'altra cosa e così si rende visibile per quello che è realmente. Ci sono altre canzoni che esplorano questi temi in maniera diversa, per esempio La città vuota, per esempio La città morta, o per esempio Prova a star con me un altro inverno a Pordenone, prendendo Pordenone come paradigma di una città che non è una città così grossa e legata all'inverno in questo caso, viene a crearsi questa sorta di senso di vuoto che è quello che vorremmo riempire abitando nelle città. Agosto è il mese più freddo dell'anno. L'inverno si sposta 6 mesi in avanti e non è il polo sud, qui non è il polo sud. Agosto, la sveglia che rompe il silenzio. Qualcuno è in vacanza e lei suona per ore. Che freddo che fa, Dio che freddo che fa. Torino era una città nordica, spinta troppo a sud dall'ultima glaciazione, un nobile regalo ad una nazione inguaribilmente meridionale. Ogni città caldeggia un mito di se stessa, ovviamente una mistificazione, ma non infondata né interscambiabile. Non posso chiamar Roma fervida di operosità, né Milano cinica e sorniona. Non posso compiacermi della grassa cucina genovese, né deplorare la cauta avarizia bolognese. Così Torino non è cordiale. Chiassosamente bigotta come Napoli non è nota per il suo gelido aplomb. Torino è seria, per bene, operosa, a stile, a classe, elegante, discreta, cortesa, all'avanguardia e negletta dalle pubbliche autorità. È una capitale che ha avuto il gusto di rinunciare ai ministeri e che ha custodito solo la Roma senatoriale, ma non le risse. Dice che qui non resta, che quel che vuole qui non c'è. Senza inverno e freddo sarà che sempre troppo uguale. Grazie. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Torni tu.
me. Grazie. La pioggia ci aveva perseguitato per tutto il viaggio. Corridoi mal illuminati, cartelli parlano di gite al mare, foto di discoteche e di comitive che brindano a testimoniare l'ottimo servizio. Tavolini che sembrano aspettare altra gente. È un altro momento. Ordinare le stesse cose che mangiamo da una settimana. Perché siamo stanchi di novità. Oggi siamo.